Bentornati, bentrovati, se vi siete persi l'anteprima, pazienza, non ve lo dico più quello che vi ho detto prima, ben vista. No, scherzi a parte, nell'anteprima lo sapete, ci raccontiamo quello che faremo in questi 90 minuti di Caso Minutella, mettetevi comodi, abbiamo tanti argomenti anche oggi, come sempre buon lavoro a tutto il comparto tecnico, a quello giornalistico. Allora regia, andiamo subito sulla nostra home page di blog, andiamo a dare un'occhiata ai titoli di oggi. Così magari qualcuno lo commentiamo insieme. Ah, ecco qua, corsa sindaco, torna la guerra dei ciccio, centro-sinistra verso la scelta. Quei due signori che vedete lì sono Francesco Cascio e Francesco Scoma, ecco perché il ciccio siciliano. Entrambi possibili candidati, uno per la Lega, l'altro per Forza Italia. La corsa sindaco di Palermo vive le ultime ore prima della scelta da parte del centro-destra siciliano. Si fa avanti una complessa ipotesi di unità, almeno parziale, della coalizione. Vabbè, comunque, io non ci credo, ma vedremo che succede. E poi ancora, ecco qua, Musumeci alla regione, Scoma a Palermo, si va verso il patto di ferro. Poi si parla ancora del sostegno Federico Basile, candidato sindaco di Messina. Palermo verso il default, allarme bilancio dagli assessori di tutte le grandi città. E poi scendiamo ancora, come ben sapete c'è un'ampia pagina dedicata ai nostri video che vanno anche in contemporanea su Video Regione, Talk Sicilia, Casa Minutella e così via. Poi si parla ancora dei concorsi truccati al Policlinico. Gulotta nega le accuse, mai influenzato un concorso, la giustizia farà certamente il suo posto. Concorsi truccati, il rettore Midiri annuncia nuove stringenti regole, insomma di questo poi trovate tutto in maniera dettagliata a firma della nostra redazione. Beh, insomma, ecco, questa è la nostra home page, ve lo ripeto, blogsicilia.it. Allora, do il buongiorno e il buon pomeriggio al presidente del Corecom, la dottoressa Maria Astone. Buon pomeriggio, presidente. Grazie, buon pomeriggio anche a lei. Grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a Salvatore Cannata, direttore Video Regione. Salvatore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio alla dottoressa Astone. Allora, presidente, che cos'è il Corecom? Di cosa si occupa? Ecco, il Corecom è un authority, diciamo, regionale indipendente che svolge un ruolo di controllo del sistema delle comunicazioni in Sicilia. E quindi in ogni regione ovviamente è presente un comitato regionale per le comunicazioni e quindi ciascun comitato si occupa ovviamente di controllare il corretto svolgimento del sistema delle comunicazioni nella propria regione. Per quanto riguarda la Sicilia, come per gli altri, ovviamente in capo al Corecom possono essere ricondotte quantomeno diverse funzioni, quantomeno sia funzioni delegate dall'autorità regionale per le comunicazioni sia funzioni proprie, diciamo, in quanto organo regionale, quindi attribuite per legge regionale. E quindi noi sotto questo profilo svolgiamo un ruolo certamente importante, sia perché controlliamo il regolare svolgimento delle attività da parte dell'emittenza locale attraverso anche una complessa procedura di monitoraggio in ordine a rispetto delle regole che sono fissate nel testo unico in materia di audiovisivi e quindi regole in materia di pubblicità, regole in materia di rispetto diciamo degli obblighi di trasmissione che, come lei nota, gravano su ogni operatore e ogni fornitore di comunicazione elettronica. E poi all'Adere c'è anche una funzione che, diciamo, una funzione di natura consultiva o, diciamo, nei confronti di tutti gli organi regionali in materia di comunicazione e di informazione. Queste sono grosso modo alcune delle informazioni. Ovviamente questo è un sistema, le funzioni dei Corecom sono delle funzioni che in prospettiva potrebbero anche essere destinate ad ampliarsi proprio a seguito delle recenti modifiche del testo unico in materia di media audiovisivi che ha, diciamo, esteso e ha parificato, come è noto, ai fornitori tradizionali di media audiovisivi anche i fornitori delle piattaforme che condividono video e contenuti. E quindi sotto questo profilo ci sono i presupposti, sotto il profilo soggettivo, di un ampliamento di quelle che sono le funzioni di controllo del Corecom. Va bene. E allora, prima di andare da Salvatore Cannata, stavo riflettendo sul fatto, presidente, che posso essere sincero con lei, me lo permette, non ho capito, certo, molto.
Cioè, non ci ho capito No, granché. No, no. sinceramente. Ma non perché lei non l'ha spiegato bene, perché non ci ho capito bene. Cioè, di fatto il Coracom controlla le emittenti siciliane, giusto? Svolgiamo Rispetto. attività, è prevista dalla legge, un'attività di Questo, vabbè, monitoraggio, che sia no? prevista dalla legge lo do per scontato, perché figuriamoci, Certo, facciamo una cosa è contro questo. legge, cioè, voglio dire, No, questo giusto. mai. Noi Ecco, è già. controlliamo, per esempio, che voi rispettate gli obblighi pubblicitari, che rispettate, diciamo, le Esatto. pause richieste, che scrivete sui messaggi pubblicitari, la scritta si Esatto. tratta di messaggio pubblicitario, perché ovviamente tutte le volte in cui queste regole non vengono rispettate potreste essere sottoposte a A delle delle sanzioni, sanzioni. Oh, che verranno poi perfetto. applicate dall'autorità garante per le comunicazioni. Poi oggi, Ok. dicevo, volevo dire in più, ma erano previsti anche prima, ma oggi sono rafforzati degli obblighi anche di rispetto della dignità umana e anche degli obblighi di rispetto dei minori, per cui, diciamo, quando Certo. si mettono delle informazioni, delle trasmissioni o dei programmi televisivi, bisogna tenere conto anche dell'orario, diciamo, in cui vengono trasmessi, perché ci sono degli orari protetti in cui c'è una protezione riguardanti i minori, e quindi ci sono determinati, ovviamente, servizi o determinati film che non possono essere inseriti nell'orario di protezione dei minori, ad esempio. E anche Esatto. questo, diciamo, è un caso in cui, ovviamente, se un'emittente televisiva dovesse ovviamente contravvenire a queste regole, potrebbe incorrere delle sanzioni. Questo è evidente, Ok. diciamo. Allora guardi, Quindi l'avviso subito, io potrei incombere in una sanzione perché sto per mandare in onda la faccia del direttore di videoregione e quindi siamo in fascia protetta, questo lo questo dice lei, non lo potrebbe dico io, ma è un darci minore. qualche problema. Salvatore, che dici? È un No, minore, dico non è che un già il minore. fatto, no, non sono un minore, ma già il fatto che mandiamo Minutella noi il martedì e il giovedì penso che siamo ormai assolutamente garantiti sotto questo punto di vista. Non abbiamo bisogno di ulteriori elementi trainanti. Buongiorno, Certo. buongiorno Presidente. Diciamo di attenzione, tra l'altro. Allora, Presidente, Presidente, però mi tra l'altro. perdoni. Allora, voi controllate e basta, cioè non date sostegno ed aiuto all'emittenza locale. Dunque, noi svolgiamo, dicevo prima, una funzione consultiva. Sostegno economico ovviamente non ne possiamo dare perché noi Ok, non abbiamo, però potete siamo dei volontari. comunicare, ecco, però per esempio, mi perdoni se interrompo, no, perché vorrei andare dritto alla meta, cioè la domanda è questa, voi però potete per esempio fare attività di comunicazione per spiegare alla gente come si dovrà Sì, ma noi passare, per infatti esempio. abbiamo fatto, io diciamo nel corso del mio mandato, ho fatto anche dei video, abbiamo fatto anche degli spot pubblicitari per informare i cittadini di quelle che Ok. erano le funzioni del Corecom. Tra l'altro noi abbiamo come Corecom, abbiamo anche un sito che è molto, diciamo, molto aggiornato, molto presente, abbiamo anche un ufficio stampa che è comunque tutta una serie di funzionari del Corecom Sicilia che provvedono costantemente ad aggiornare il sito, oltre che i canali Ok. social, ovviamente, del Corecom. Quindi noi da questo punto di vista credo di svolgere un'attività certamente informativa importante. Però è chiaro che noi non siamo destinatari di risorse da distribuire alle emittenti locali. In passato, per esempio, il Corecom era, diciamo, per delega del MISE, del Ministero per lo Sviluppo Economico, diciamo, aveva il compito di distribuire quelli che sono i contributi che annualmente vengono assegnati alle emittenti locali. Poi questa funzione è stata nuovamente riassorbita dal MISE, e quindi il Corecom non si occupa più, già da diversi, almeno 4 anni, non si occupa più di questa questione. E quindi noi da questo punto di vista non abbiamo dei fondi propri da poter, però possiamo sostenere. Abbiamo fatto in passato, io stessa ho organizzato anche delle tavole, degli incontri, diciamo, anche degli incontri di tutti gli operatori del settore per discutere delle diverse problematiche che riguardano l'informazione locale. D'altro canto, io vorrei ricordare che uno dei convegni che il Corecom ha portato avanti riguardava proprio quale legislazione per l'informazione locale in Sicilia. Abbiamo lì, diciamo, formulato tutta una serie di proposte che ovviamente, però, non essendo noi un organo, non avendo noi alcun potere legislativo, ovviamente Vabbè, dobbiamo, diciamo, allora ho capito semplicemente che praticamente accettare. voi fate soltanto operazioni di controllo. Allora, facciamo così, prima di andare da Cannata, Presidente, le faccio vedere una scheda che si chiama Il Graffio, a firma il nostro Piero Messina, che è andato in giro per le strade di Palermo a chiedere alla gente se ha capito bene come funziona questo switch off. Prego, Piero Messina, Il Graffio.
Tra pochi giorni cambiano le regole digitali terrestre. Abbiamo fatto una piccola ricerca in giro per capire come se la cavano i siciliani. Sicuramente i più anziani hanno qualche difficoltà a risintonizzare le televisioni. Vediamo cosa ci dice la gente che abbiamo incontrato. Sono poco informato su questo, pochissime informazioni. Utilizzo Netflix, poco il digitale terrestre. Non lo so questo, non ne capisco niente. Il digitale terrestre lo uso, però devo fare, devo sintonizzare. O devo chiamare qualcuno perché non mi fido. Non so neanche cosa succederà perché non guardo tanto la televisione, sinceramente. Guardo Netflix a casa, qualche programma così, ma niente di che. Io guardo poco televisione, guardiamo poco, sia io che mio marito poco televisione ne guardiamo. E poi ho le figlie, fanno tutto loro, se devo fare un pagamento, se devo fare qualsiasi cosa, anche i canali. E le sintonizzano, io non lo so appena accendere, anche con il telefonino, io so soltanto pronto e basta, e rispondere nient'altro. L'età c'è, mio marito ha 85 compiuti. In realtà sono tempi abbastanza difficili per il vecchio caro tubo catodico, negli ultimi anni è diventato uno schermo piatto. I ragazzi preferiscono connettersi con gli smartphone, con i cellulari e con i computer. Agli anziani risulta abbastanza difficile questa nuova risintonizzazione del digitale terrestre, quindi forse c'è bisogno di un aiuto per chi ha difficoltà a eseguire questa procedura. Ecco, questa è secondo me una riflessione opportuna, adesso che abbiamo capito che il Corecom non gode di finanze tali da poter immaginare attività propedeutiche a questo tipo di situazione, però è vero che la gente non ci ha capito niente rispetto a come dovrà organizzare la nuova televisione. Salvatore, è così, tu hai il termometro da giornalista e da direttore di un emittente. Sicuramente non sarà facile, soprattutto per le persone più anziane, visto e considerato che si ritroveranno a fare ciò che pensavano non dover fare più dopo averlo fatto qualche anno or sono. E certamente c'è la necessità, e noi sotto questo punto di vista abbiamo già investito sul piano comunicativo, di spiegare bene. Direi che però tu l'hai riassunto in maniera eccellente quando hai detto studi a Duma, perché poi alla fine quello è lo switch off, no? Al di là di ogni cosa. Ci saranno delle TV che più di ogni altro, più delle altre, sono pronte già a tutto questo, altre invece che dovranno essere adiuvate dal decoder, ma alla fine quello è. Cioè bisogna cercare di resettare per ripartire. Ora non c'è da fare la ricerca come si faceva una volta, non c'è da fare chissà quale grande operazione, bisognerà semplicemente affidarsi all'elemento intuitivo all'interno dell'apparecchio televisivo. Ma ripeto, non sarà difficile. Certamente invece sarà più difficile poi cercare di orientarsi rispetto alle date, perché ogni zona avrà la sua data di switch off. Sì, infatti, Presidente, so che in questo lei c'entra. Sì, prego, prego. No, diciamo, in effetti c'è un problema di probabilmente di educazione, diciamo, dei consumatori, come lei rilevava. Questo però credo, noi abbiamo fatto in passato anche delle, diciamo, attività di alfabetizzazione cosiddetta, diciamo, mediatica degli studenti, dei genitori e così via. In realtà rispetto alla educazione, diciamo, a questa novità, forse oltre, a parte il Corecom, che diciamo, non so, ecco, potrebbe anche fare più che altro, abbiamo anche dato sui soldi delle spiegazioni anche sulle modalità diciamo in cui appunto avverrà lo scambio. Abbiamo dato notizia, diciamo, indicazioni. Sì, però dottoressa, mi scusi perché lei fa riferimento, ha fatto riferimento più volte sia al sito che ai social. La signora che abbiamo intervistato ha detto che usa il telefono solo per, certo, dire pronto. Però io questo, quindi guardi, quella gente lì non la possiamo usare. Come l'aiutiamo quella gente lì? La signora che ha intervistato, veramente credo che non saprei io come raggiungere. Dovrei andare a casa per spiegarglielo. Ecco, non è il mio compito questo. Forse queste sono le associazioni dei consumatori e degli utenti che potrebbero svolgere un ruolo di questo tipo. Certo, non è il Corecom che può andare a casa della persona che ha una certa età e quindi una persona ovviamente che gode del massimo rispetto, una persona vulnerabile, quindi ha bisogno proprio di supporto, però certamente il Corecom non ha le risorse per fare un'operazione di questo tipo, perché parliamo di persone. Però se voi investite, però se lei fa un investimento, come diceva prima, comunicativo, no? Diceva che questo comunque attiene alle attività del Corecom. Ecco, la domanda che le faccio, chiaramente da assoluto profano, e che poi giro anche a cannata, ecco, se uno fa un investimento su internet o sui social, sapendo perfettamente che non può raggiungere quella
anziana età, non potrebbe immaginare un investimento diverso per poter arrivare a quei signori? Non lo so, diciamo, non so se i signori poi leggono anche i giornali, perché dico, il problema potrebbe essere che i signori forse non leggono sui giornali, diciamo, ovviamente noi, diciamo, tra l'altro ripeto, il tema, diciamo, questo tema è anche nella competenza innanzitutto del MISE, prima ancora che del Corecom, dell'Agicom, poi del Corecom a valle. Noi non abbiamo fatto delle comunicazioni certamente su delle pubblicità giornalistiche, però diciamo in realtà non è, un po' a latere, diciamo, delle nostre competenze questo, però dico, questo avrebbe dovuto, poteva farsi, si potrebbe ancora fare ovviamente, con insieme, in condivisione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, che poi sono quelli preposti a questa, diciamo, funzione, soprattutto quelli che ricevono anche i contributi dal CNCU per fare proprio questo. Quindi ci sono delle ecco, io scopro parlando con lei che ci sono delle associazioni. Non è male questa idea. Casa Minutella. È un'ottima idea. Come le associazioni dei consumatori e degli utenti, che come noi abbiamo un consiglio nazionale degli utenti e dei consumatori che sta presso il MISE, è un consiglio previsto dal codice del consumo. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, che per poter agire, diciamo, a tutela dei consumatori, devono essere anche iscritte in una lei che sono rappresentate all'interno di questo consiglio nazionale degli utenti. Lì, diciamo, ovviamente ci sono dei contributi per queste associazioni che dovrebbero utilizzare proprio per informare i cittadini di quelle che sono le novità che li riguardano. Però Presidente, mi perdoni, questo tipo di attività lo potremmo fare insieme, ma da solo il Corecom non può, non può farlo, ha bisogno di un supporto. Allora, può farlo. Sì, le vorrei dire, e non so se le è mai capitato di seguire questa produzione, Casa Minutella, in qualche maniera, oltre che a documentare e raccontare, non sa cosa si è persa in questi anni, Presidente, mi dispiace per lei, pazienza. Però le volevo dire che... Può fare un ripasso prima di Esatto, venire, il nostro obiettivo è anche quello di provare a immaginare, a finalizzare determinati pensieri e determinate cose. In questi due anni, ultimi due anni, qualche medaglietta al collo, noi e Video Regione ce la siamo messa. Ecco, se ci sono delle attività... grazie a queste associazioni di consumatori che già percepiscono delle sovvenzioni, allora se li chiamo io non mi rispondono, se li chiama lei che è il presidente del Corgo, certamente avrà delle corsie preferenziali che noi non abbiamo. Io di aver avuto dei contatti, ho sempre invitato diciamo, alle iniziative del Corecom che riguardanti l'informazione in Sicilia, ho sempre invitato le associazioni dei consumatori e devo dire di aver avuto anche l'adesione in diverse circostanze, per esempio della Federconsumatori, che è un'associazione molto attiva, e quindi mi auguro che anche altre possano intervenire. Io sono pronta, diciamo, ovviamente ad rispondere a eventuali proposte o iniziative, oppure a coadiuvare eventuali iniziative, però ovviamente non è una iniziativa che posso portare avanti, quella di raggiungere anche il cittadino più anziano, quello che è meno informato dal punto di vista delle nuove, sotto il profilo delle nuove tecnologie. Ovviamente abbiamo bisogno anche di supporto, non c'è dubbio. Sì. Allora Salvatore, entriamo nel cuore della faccenda che riguarda noi, perché dal 28 di aprile parte questo Astuti a Duma, che vedrà protagonista anche Video Regione, non tutti nello stesso periodo, no? E soprattutto raccontiamolo che Video Regione dal canale 16 passa al canale 14. Prego Salvatore. Andiamo in upgrade, no? Come si dice in questi giorni, in questo periodo. Saliamo dal canale 16 al canale 14, questa è la nostra nuova collocazione in LCN. Ed è il risultato raggiunto attraverso una documentazione che ci ha consentito appunto di salire nel vostro telecomando. Sarà un passaggio, ripeto ancora una volta, molto semplice. Ci ritroverete a secondo le varie zone della Sicilia dal 28 aprile in poi sul canale 14, per cui la programmazione resta la stessa con gli aggiornamenti. Casa Minutella lo ritroverete sul canale 14, ma sempre il martedì alle 14.45, così andiamo anche in allitterazione che non fa male, e poi con le repliche. È un passaggio sicuramente epocale, un ulteriore passaggio epocale come quello al digitale terrestre, e per noi è sicuramente un impegno che continua in maniera costante, però con questa nuova collocazione, diciamo che sono cambiate, no? Le numerazioni per molte emittenti della TV, anche per noi, e stiamo vedendo appunto cosa succederà in Sicilia. Lo stiamo noi proponendo più volte
attraverso i nostri promo, proprio per facilitare le persone e per facilitarle in tutta l'isola a capire quando cominciare questo tipo di operazione. E credo che quello che diceva il Presidente è sicuramente un passaggio nodale, cioè il potere usare queste associazioni per ottenere questo obiettivo laddove non c'è la possibilità di una conoscenza e dunque di un'azione diretta. Però ecco, capita anche a noi, succede anche a noi, passiamo dal 16 al 14. Bene, c'è un promo che è stato realizzato da Video Reggio, ce lo vediamo, sì, così riassumiamo quello che abbiamo detto. Prego. Dal 28 aprile inizia lo switch off in Sicilia. Anche nella parte centrale del nostro giornale. Sì, facciamo il punto proprio sulla... Se nella tua zona non vedi più Video Regione sul canale 16, risintonizza il tuo televisore. Ci troverai sul canale 14. Video Regione, canale 14. E tanto perché non ci dobbiamo mai fare mancare nulla di complicato, praticamente dovete immaginare che questo switch off, questo Astute a Duma, come ho detto prima, dal 28 di aprile non è che sarà in un'unica data disponibile per tutti. No, no, e se no è finita, e se no che facciamo? Ci dobbiamo complicare la vita, per cui in un periodo che va dal 28 aprile al 3 maggio in una zona, poi dal 3 maggio in poi in un'altra zona. Vedo annuire il presidente del Corecom che se la ride, giustamente. Gli elenchi, diciamo. Allora ci dia un po' di indicazioni, presidente. No, non lo so. Massimo, ce l'abbiamo anche noi. Perfetto. Allora, Salvatore, daccela tu. Entriamo nel nostro, quello che riguarda noi. Noi abbiamo appunto fatto uno spot apposito, uno station break apposito, sì, proprio con tutte le varie date, che credo che sia quella che si riferiva. Quindi avete dato già tutte le possibilità. Sì. Mi pare che si chiude il 4 luglio a Palermo, terminare Palermo e parte il 3 luglio a Messina, insomma ci sono delle date. Luglio? Diciamo, 3 maggio. Diciamo che comincia. Sì, ma io. Sì. Sì, comincia il 28 aprile e poi andiamo fino a maggio. No, lo chiedo anche ai miei amici della redazione, togliamo il titolo, non è luglio, è maggio. La data, esatto, esattamente, esatto. No, anche perché parlare a... Così lunga non ci sa... Così lunga. Salvatore, come cambia la... Prego, Presidente, continui. No, dicevo che il vero problema è, non so, questo cambiamento come incide sia rispetto, oltre che rispetto agli utenti che comunque hanno solo questo problema, diciamo, di riconnettersi, diciamo, secondo i nuovi canali e secondo questa nuova tecnologia, oltre che vorrei ricordare anche che invece è stata molto pubblicizzata questo, diciamo, il bonus che viene dato ai consumatori per cambiare anche, diciamo, il televisore, per chi non ha un televisore che è, diciamo, adeguato o che non si può neppure adattare. Questo è un passaggio anche importante per i cittadini, che molto probabilmente questo, diciamo, è stato invece molto viene molto pubblicizzato, quindi credo che anche quella signora che abbiamo intervistato prima, se vede la televisione, sicuramente lo potrà scoprire. Però poi l'altro aspetto, appunto, diciamo, ma lascio la parola subito perché ho rubato un po' la parola al dottore, a Piero, e dico, l'altro problema è quello dell'incidenza sull'emittenza locale, ecco, e quindi mi fermo qui, poi magari riprendo la discussione. Allora, Salvatore, cambia, lo dicevamo, oltre che tecnicamente, non entriamo nelle faccende tecniche, ma cambiano anche le regolamentazioni, perché adesso con la nuova televisione bisogna attenersi a tutta una serie di ore di diretta, immagino, di produzioni. Ricordiamo che la TV locale per un periodo di tempo è stata invasa dalle telepromozioni, adesso c'è anche lì, immagino, una regolamentazione. Salvatore, cambierà la televisione? Cambia la televisione perché è una continua evoluzione, l'emittenza locale, regionale cambia e sta cambiando nel corso del tempo. C'è stata un primo passaggio che fu quello dell'ampliamento alle 24 ore di produzione, ma sto parlando di tanti capelli fa,
quando si riuscì in qualche modo a dare la possibilità di avere più pubblicità. Poi ci furono i 12 minuti, massimo tetto pubblicitario, i 6 per le comunitarie. Insomma, c'è uno sviluppo continuo e costante. Ci sono state le televendite, adesso viene ridotto l'orario delle televendite, si deve fare produzione. La differenza, ad esempio, nella collocazione e il fatto che noi siamo cresciuti nei canali è dovuto anche alle produzioni che andiamo a fare. È uno sviluppo continuo e costante della televisione che deve necessariamente andare al passo con i tempi e con le esigenze del telespettatore. Noi l'abbiamo sentito e carpito da quelle interviste, per cui c'è uno sviluppo continuo e costante che viene ulteriormente certificato anche da questo passaggio che comincerà il 28 aprile. Cambiano le regole all'interno della programmazione, a quelle regole dobbiamo attenerci ed è giusto che noi ci atteniamo a quelle regole, ed ecco lì il ruolo, la funzione importantissima del Coreton, che è quella di drenare chi quelle regole non le segue. E quello è l'elemento fondante, perché è giusto che chi quelle regole le segue poi sia tutelato e garantito da quest'organo che serve proprio sotto questo punto di vista. Ecco perché io ritengo il Corecom un elemento fondante e fondamentale, perché drena chi quelle regole non le segue. Noi all'interno della programmazione quelle regole le vogliamo seguire, le abbiamo seguite e continueremo a seguirle. Bene, allora prima di lasciarvi però dobbiamo anche raccontare che questa nuova televisione che arriva certamente in qualche maniera organizzata tanto da poter permettere a poche emittenti, diciamocela tutta, di poter rimanere in vita, perché molte se ne vanno via. Alcune storiche che hanno fatto la storia dell'emittenza locale sono costrette a dover deporre le armi, alcune di queste hanno proprio chiuso, alcune di queste hanno messo in vendita tutte le loro apparecchiature. Bisogna anche raccontare che nel passaggio al digitale terrestre molte non erano pronte economicamente per poterlo fare, quindi sono state praticamente chiuse. E qui bisogna anche raccontare che l'avvento del telefonino ha certamente portato via tanto 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 pubblico. Bisogna dirlo, è vero, tante emittenti cambieranno numero, alcune di queste come il gruppo al quale collaboro dal 16 passa al 14, ma tante altre non ce la faranno, Presidente, bisogna anche dirlo. Certo, sì, sono d'accordo con lei. Il problema è un problema, non è solo un problema dell'emittenza locale, a mio avviso è un problema anche diciamo sociale, culturale, perché ovviamente l'emittenza locale svolge una funzione, io l'ho sempre sostenuto, una funzione centrale nell'ambito diciamo dello sviluppo culturale della regione, e quindi sotto questo profilo non c'è dubbio che tutte le emittenti locali che devono essere tutelate, ma io credo che diciamo la tutela e la protezione deve riguardare soprattutto le, come diceva prima il suo collega, l'emittenza locale soprattutto di qualità. In Sicilia devo dire che noi abbiamo un numero elevatissimo di emittenti locali, noi lo sappiamo perché abbiamo in questi anni svolto un'attività di monitoraggio su tutte, anzi per la prima volta noi abbiamo scelto di svolgere il monitoraggio distintamente su tutte le emittenti locali registrate al ROC, che è il registro degli operatori di comunicazione elettronica, dove noi abbiamo un po' il quadro di quelli che sono i fornitori di media audiovisivi registrati e regolarmente diciamo presenti in Sicilia. Però devo dire che il quadro dell'emittenza locale che risulta è un quadro variegato, accanto a delle televisioni certamente di eccellenza o di qualità, ce ne sono tante altre che hanno sono dotate semplicemente di una frequenza e che magari non hanno quella struttura, già da ora, già prima del 5G, non hanno quella struttura adeguata per poter trasmettere diciamo programmi di qualità. Quindi io credo che forse questa è l'occasione per un ripensamento, oltre diciamo a parte i costi diciamo e quindi le difficoltà di molte emittenti locali diciamo di continuare in questo percorso, e questo ovviamente è un problema, è una questione diciamo da tenere presente, però ovviamente diciamo questo è un momento importante in cui bisognerebbe anche per chi svolge questa attività procedere a un ripensamento, cioè nel senso che si rimane, ma si deve rimanere solo per non solo rispettare le regole come appunto dicevamo, ma anche per offrire un servizio di qualità, perché noi abbiamo bisogno di qualità, non abbiamo bisogno semplicemente di emittenti televisive che trasmettono programmi che non sono diciamo di utilità sociale o di utilità culturale, anche perché, ripeto, questo nuovo sistema
di connessione che entra, diciamo, in vigore, apre la strada a quelle che sono ormai, quella che è la rete internet. Ormai, diciamo, la competizione è molto forte, perché sappiamo tutti che molti di noi, molti soprattutto i giovani, lo diceva prima lei, ma anche molti di noi vedono, diciamo, i programmi sulla, sulle piattaforme, su queste nuove reti che trasmettono direttamente sulla rete internet, e quindi c'è una concorrenza molto forte. Guardi, non perché voglio attirare la sua attenzione lungi da noi dal farlo, però le vorrei ricordare che, per quanto mi riguarda, ci mettiamo sempre la medaglietta: siamo la prima trasmissione distribuita sul web, sui social, in televisione, sì, esatto, e alla radio. Infatti io questo stavo questo dicendo. E noi ci siamo arrivati prima degli altri, ogni tanto prendiamoci qualche merito, infatti, visto che gli altri se li prendono. Io stavo dicendo proprio questo, che come fate voi, come fate voi, come hanno fatto altri, ecco, è importante che ogni televisione ripensi anche il proprio modo di comunicare, che cerchi di trovare anche altre soluzioni, perché d'altro canto anche, diciamo, le televisioni nazionali, ormai, diciamo, le televisioni generaliste hanno uno spazio anche sul web. È vero, quindi, ma è anche vero che hanno molti più soldi, hanno molti ma molti più soldi. Sono d'accordo. Però allora, il futuro è questo, perché noi siamo nel mercato digitale e quindi non possiamo prescindere da questa realtà. Grazie Presidente, in bocca al lupo, buon lavoro, porti i nostri saluti. Grazie a tutto il Consiglio Direttivo del Corecom. Grazie a lei, grazie, purtroppo mi raccomando, la prossima volta quando le chiederò di tornare in diretta, almeno con la conservazione, abbia visto almeno una volta una produzione di Video Regione. Ora io mi preparo, Sicilia, e lei, se lei vuole, quando va lei bene, vuole, perché poi vado a saltare. Grazie, Salvatore, grazie.